benvenuti in un nuovo video spesa Eurospin. Vi piace questa cosa che vi divido Conad dall'Eurospin? Spero di sì, perché pure per me è molto più, come si dice, molto più completo un video dove faccio vedere la spesa solo di un supermercato. Quindi oggi vi faccio vedere quello che ho comprato all'Eurospin, ragazze mie. Partiamo dai surgelati perché se no mi si squagliano già. Sono stata in macchina un'oretta e mezza che avevo un altro appuntamento e quindi si squagliano. Abbiamo pisellini finissimi, stavolta l'ho presi giusti perché l'abbiamo assaggiati gli altri che erano piselli fini, ma secondo me non sono buoni come questi finissimi. Questi sono molto meglio. Poi ho preso, mamma mia, uno spinacio a cubetti e poi ho preso le chele, che sapete, immancabili, di surimi senza lattosio e senza glutine. Poi ho preso le mie amate mozzarelle senza lattosio dell'Amo Essere, eccole qui, ne ho prese 7 per la pizza di sabato sera, ormai lo sapete, tappatissa. Poi ho preso un po' di pollo da fare domani, per giovedì, per me domani, al forno. Di solito prendiamo una confezione di cosce, una confezione di ali, e più ci abbiamo una confezione di sovraccosce già in congelatore. E ci piace mangiare il pollo un po' misto così. Quindi ho preso queste due, le ali pagate 5,18 euro e i fusi di pollo pagati 5,93 euro. Poi ho preso per oggi a pranzo, che è mercoledì per me, i petti di pollo a fette pagate 6,29 euro. Allora, questa è la busta. Metto un attimo le cose in congelatore. Eccoci qua. Aspettate che qua. Ok, allora siamo partiti un po' boom boom a bomba. Vi ho fatto vedere subito delle cose perché avevo paura che mi si scongelassero. Torniamo a noi, ragazze. Prendiamocela con calma. Come state? Passate bene? Passato bene questo weekend lungo? Noi diciamo, avete visto poi il vlog di sabato, oppure domenica è stata una bellissima giornata proprio come tempo. Siamo stati la mattina a messa, siamo andati a fare una lunga passeggiata, mentre il pomeriggio siamo stati in giardino. Quindi abbiamo passato questa domenica così un po' all'aria aperta ed è volata. Mentre lunedì e martedì, ragazze mie, siamo stati tutti chiusi in casa. Lunedì Andrea ha lavorato, quindi io sono stata da sola con tutti e 5 i bambini, potete capire. Alla sera ero distrutta, esaurita. Martedì, che era 25 aprile, siamo stati in casa perché faceva un tempo schifoso e freddo. E io volevo fare il cambio di stagione, ma ho lasciato perdere, non mandava proprio perché la temperatura non conciliava fare questo cambio di stagione. E quindi siamo stati tutti chiusi in casa 2 giorni. Oggi è mercoledì, stamattina sono uscita, sono andata a fare la spesa, poi sono andata a un appuntamento, sono passata in farmacia e adesso facciamo questo bellissimo video spesa. Voi invece com'è andato questo weekend lungo? Spero tutto bene. Non lo so in altre parti d'Italia che tempo ci fosse, ma qui ho fatto veramente uno schifo. Allora, proseguiamo con Asiago fresco DOP, buonissimo, lo adoro questo formaggio. Poi ho preso per me gnocchi senza glutine Amo Essere, buonissimi, mi piacciono troppo, già porzionati, vedete, sono 2 porzioni. Poi ho preso ricotta dell'Amo Essere senza lattosio. Ragazze mie, vi devo fare una ricettina troppo buona. L'altra sera ho fatto lunedì le polpette di lenticchie ricotta con la crema di peperoni. Se la volete, fatemelo sapere che vi faccio sta ricettina sfiziosa vegetariana. Vabbè, detto ciò, ho preso i tortellini. Poi ho preso il simil Philadelphia dell'Amo Essere senza lattosio. 3 confezioni di hamburgeroni, questi qua prosciutto cotto, 1, 2 e 3. Poi ho preso
Il pecorino testa nera di Norcia è buonissimo. Eccolo qua. Mi sono sbagliata, dovevo prendere Amatrice, invece ho preso testa nera. Però è buona, senza lattosio. Ho preso. Aspettate, ah no, mi sembrava aperto. Allora, stavolta ho preso il prosciutto di Parma invece del San Daniele perché il San Daniele erano rimasti dei tagli che non mi piacevano per niente. Quindi ho preso Parma che è sempre. Sentivo un rumore alla lavastoviglie, che è sempre un semidolce. Poi ho preso un pecorino romano grattugiato. Due pezzi di tacchino al forno, 2% di grassi. Allora, di solito prendevo anche il petto di pollo al forno, ma sinceramente vi devo dire che questo tacchino è più buono. Uno, c'ha la fetta più fina, due, c'ha la consistenza più buona, mentre il petto di pollo rimane la fetta più erta, ma più gommosa pure. Non mi è piaciuto. Poi ho preso un bel po' di yogurt, ne ho presi 2, 4, 6, 7 yogurt senza lattosio, 2% greco. Perché? Perché vi ricordate che mio marito si era comprato quel buzzo là di yogurt così grosso? Non gli è piaciuto. Uno, oggi vado con i numeri. Uno perché è liquido, non è come lo yogurt greco, non rimane bello cremoso. Quello lo puoi usare per fare un dolce, se lo mangi, se ti piace il liquido così, oppure con i cereali. Ma siccome lui ce l'ha per merenda insieme a un cucchiaino di marmellata, gli piaceva più denso. Mi ha detto di comprargli quindi. Ah, aspettate, c'è pure il 2. È dolcissimo, io non capisco. È intero. È yogurt intero, ma non c'è lo zucchero. È dolcissimo. A me mi ha disgustato. Troppo dolce. Poi sapete che io mangio questi acidi così. A lui pure non gli è piaciuto. Quindi mi ha detto prendimi il tuo perché è il più buono di tutti. Ovviamente. Quindi ho preso 7 vasetti di yogurt. Ok, allora metto a posto queste cose e proseguiamo. Eccomi qua. Allora. Ho preso poi due confezioni di banane a mo' essere biologiche. Lo vedete, sono un po' tanto verdi, un po' troppo verdi. Quindi ho preso una confezione di questa marca che non si è capito che marca è. Boh, è senza marca. Che erano un pochino più mature perché c'ho mio figlio Valerio che gli piacciono le banane mature. Quindi ne ho prese tre confezioni, due biologiche e una normale. Poi ho preso un vasetto di marmellata, questa qui amo essere alle fragole. Questo ha fragole 60%, lo zucchero d'uva e il gelificante. E è molto buona. Poi ho preso le olive taggiasche, ormai queste è un must, le metto dappertutto. E poi ho preso il mais dolce, anche questo. Ha solamente mais dolce in grani, acqua e sale, veramente buono. Mi piace tanto insieme al cetriolo. Lo sapete che ormai. Aspettate che levo la boccetta da succione della soluzione fisiologica della farmacia. Poi ho preso un BC Candeggina Dexal, questo qui al bicarbonato, che è quello che costa di meno. Poi ho preso un latte, no. Due latti, eccoli, senza lattosio amo essere. Poi ragazze, ho preso il sapone per la lavatrice, ormai uso questo, Dexal amo essere ecologico alla lavanda, sì, al profumo di lavanda, mi ci trovo benissimo, mi ci trovo benissimo, io ne metto solo un tappino, lava benissimo perché è concentrato e dura veramente tanto. E mi ci trovo bene, pulisce bene, lascia un profumo spettacolare. Per di più, salvaguardiamo il pianeta, meglio di così non si può. Poi ho preso una bottiglia d'olio che perché l'avevo finito, a forza di aspettare, come si chiamano, le offerte, ho finito l'olio a 5,99, cioè una vergogna. Vabbè. Poi ho preso due passate di pomodoro biologiche. Qualche vino, il Müller Thurgau che sapete che è il mio preferito, è il preferito mio di mio marito, e il Suave bianchi, quindi due bianchi. Poi ragazze, ho ricomprato un altro basilico perché dei due che avevo comprato uno è morto e un'altra, questa qui come si chiama? Salvia, perché anche questa di due che ne avevo comprata una mi è morta, quindi mi tocca
Rimpizzarla, torno subito. Scusate, mentre faccio il video sto preparando il pranzo. Questo cavalletto che mi scivola. Ok. Poi ragazzi, ho preso un po' di uova, che in questa casa le uova servono sempre. E ho preso 4, 8, 12, sempre delle amoessere biologiche, più altre 12. Eccole qua. Quindi in totale 24 uova. Perfetto. Poi proseguiamo, c'è un casino qua davanti. Un pane senza bordi che ai miei figli la sera gli piace farselo tostato, buonissimo. Poi per la gioia dei miei figli sempre ho preso la zucca. Questa qui. Io adoro la zucca, c'è poco da fare, mi piace troppo, non ce la faccio. Mi piace troppo la zucca, è veramente buona, una bella zuccona. Ok, aspettate che ho messo laggiù. Poi ragazze, ho preso, vi ricordate che vi ho detto l'altra settimana che c'erano i pangocci in offerta a 1,49? Ok, di là l'altro Eurospin l'ho trovato qui sì, quindi ne ho presi la bellezza di 1, 2, tre ragazze, tre confezioni di pangoccioli, così i miei figli stanno a posto per un bel po' di tempo, perché oramai sono andati in fissa con i pangoccioli. Poi ho preso queste qua, panno lavasciuga. Io non so perché su 2 Eurospin non trovo più le pezze in microfibra, che mi ci trovavo benissimo. Siccome ne è rimasta una sola, ho detto come devo comprare forza qualcosa. E ho provato queste ragazze. Boh, voi le avete usate? Sono buone? Io non le ho mai usate, quindi le proverò e poi vi farò sapere. Questa qui è del sistema casa, igienizzante con argento vivo, odor control, tessuto con rilievo abrasivo. 5 pezzi, staremo a vedere. E poi il sale per la lavastoviglie. Metto a posto che c'ho un casino e poi continuiamo. Eccoci qui con le ultime cose. Allora, una salvietta per i sederini, perché già ce n'ho un paio. Una camomilla a bustina infusione setacciata. I taralli, buoni questi, ai miei figli piacciono tanto. Poi ho preso 2 choco stick per Vittoria Maria che ci va pazza per questi qua, gli piacciono da morire. Poi ho preso un altro pacco di crostatine perché devo dire che sono piaciute. Un pacco di biscotti per Andrea, tipo Bucaneve. Poi 1 chilo di lenticchiette perché quell'altro l'ho quasi finite. Queste qui, ragazze, dell'Appennino Umbro sono buonissime. Provatele, sono spettacolari. Sono veramente buone queste lenticchie. Uno stick che questo piacciono tanto a Valerio. Poi ho preso, ragazze mie, ben 4 pacchetti di pan grattato che ero rimasta senza come una scemetta. 4 pacchetti pan grattato senza glutine, buona, che lo uso veramente per tante cose. Poi 10 fruttini, lo sapete che i miei bambini piacciono tanto. 5 alla mela, 100% frutta ragazzi, non c'è zucchero, non c'è niente aggiunto. E 5 mele e mirtilli. E poi ho preso le gocce di cioccolato, queste immancabili. Poi, questo non è lo scontrino di oggi, non ho messo scontrino, ecco. 2 mazzi di asparagi perché erano in offerta, quindi ne ho presi 2 mazzetti. Poi, che ci piacciono tanto a me e Andrea. Tutte queste mele rosse. Poi, 3 cetriolini che mangiamo solo io e Viola. Queste zucchine che ormai siamo quasi arrivati al periodo giusto, sono ancora più buone. I peperoni verdi e rossi.
pere. Aspettate, che le devo prendere bene, sennò mi cascano tutte. E le pere, ragazze, per Andrea. Basta, la spesa è finita. Questa settimana ho preso poca verdura, cioè poca, per me è poca questa, perché già avevo ancora in frigorifero il porro, i carciofi, il cavolfiore, altre zucchine, carote, patate, avevo tutto praticamente, perché in queste settimane ne ho comprata veramente tante, mi era avanzata un pochino, per questo motivo ne ho comprata un po' di meno. Tutto ciò, ragazze, per un totale di 175,35 euro. Io direi che la spesa finisce qui, ho visto l'orario, vado a buttare la pasta. Spero che anche questo video spesa vi sia piaciuto e che tutte le mie cosine vi siano piaciute e basta. Questo è quanto. Io comunque vi mando un bacio, un abbraccio, forte 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 forte, grazie ragazze per tutti i bellissimi commenti che mi scrivete e adesso vi lascio l'ultima clip dove vi faccio vedere lo scontrino. Ci vediamo nel prossimo video, ciao!